Mario, sei anche tu qui purtroppo qui in stazione a dormire qui al freddo, qual è la tua storia, cosa ti porta qui? In che senso? Il tuo percorso, immagino. Il mio percorso non lo so quanto durerò, non lo so, però ho qui gli amici che mi vogliono bene, mi rispettano, io rispetto loro, loro rispettano me. Da quanto tempo vivi qua? Ma prima stavo bene io, adesso è un anno che sono qua. Prima stavo bene, stavo a trascorrere. C'avevo la mia compagna, c'avevo tutto quanto, non ci mancava niente. E poi? Purtroppo le due strade si sono divise. Lei per la sua storia, perché sempre forza, della roba, aveva smesso, stava così bene, ha ricominciato. Prendevamo le due pensioncine, stavamo bene, come ti ripeto. L'affitto si pagava regolarmente, però da solo non ce la facevo più e adesso sono qui in mezzo alla strada. E come vedi il tuo futuro? Io lo vedo in positivo, però tutti i giorni che passano mi sembra di essere più debole. Ma come vivi di giorno? Cosa fai durante la giornata? Cosa faccio? Vado avanti e indietro, sto insieme agli amici, nient'altro. Si beve un bicchiere, non lo nego, però cosa vuoi fare? Passano le persone che mi conoscono, dai, tirati insieme. Ma da solo non riesco, non è facile, cioè mi manca un appoggio, adesso che poi mi è mancata anche mia mamma, così sto andando ancora un attimino più giù, nient'altro.